Perché è così difficile parlare in video? Perché non riesco a comunicare bene come vorrei quando sono davanti alla telecamera? Lo vediamo in questo video. Questa è la domanda più comune che mi viene posta da tutte quelle persone che intraprendono un percorso con me per superare il disagio della telecamera. E la risposta che do è sempre la stessa. Perché è così difficile parlare in video? Perché fondamentalmente non ti diverti. Sei concentrato sull'apparire piuttosto che sull'aiutare gli altri, quindi sei concentrato più su di te che sul messaggio che vuoi inviare, e quindi automaticamente una volta che premi rec, la tua mente genera un sacco di pippe mentali che inevitabilmente condizionano il tuo modo di comunicare. Quante volte per esempio, una volta che hai premuto rec, la tua mente ha generato queste tipologie di frasi? Oddio, speriamo che vada tutto bene, speriamo di non sbagliare, speriamo di essere in ordine, speriamo di ricordare tutto quello che ho da dire. Tutte frasi che, come vedi, sono proiettate sull'io. Speriamo che io non sbagli, speriamo che io sia conciato bene. Quando sarebbe molto più semplice per te, invece, focalizzarti e concentrarti solo sul messaggio che stai inviando. Perché? Perché è il messaggio l'importante, le parole che dici, ma soprattutto il come le dici, che portano poi un potenziale cliente a compiere un'azione, che sia quella di richiedere informazioni sul tuo servizio o comprare direttamente un tuo prodotto. Ho capito Alessio, ma come faccio a divertirmi mentre faccio i video se la fotocamera, la telecamera, lo strumento che sto utilizzando per acquisire i miei video mi crea dello stress, mi genera dello stress? Non ce la faccio a reprimerlo. Ed è proprio questo il problema, che tu provi a reprimere questo stress. Lo stress è un'emozione, emozione vuol dire energia in movimento, quindi tu stai cercando di prendere questa energia e reprimerla con tutta te stessa. È come se tu accendessi il frullatore a velocità 10 e provassi a fermarlo con le mani. Sarebbe praticamente impossibile, no? La stessa cosa succede quando tu ti ritrovi davanti alla telecamera. Perché è così difficile parlare in video? Perché la tua mente ti condiziona, genera dei pensieri che ti distraggono dall'obiettivo, ovvero dall'invio del messaggio semplice e coinvolgente. Automaticamente questo ti genera dello stress e di conseguenza questo non ti fa performare come vorresti. Ho capito Alessio, però adesso in soldoni come faccio a gestire questa energia? Come faccio a convogliarla? Come faccio a gestire lo stress che mi causa la telecamera? Sviluppando quella che viene definita l'intelligenza emotiva. Per tanti anni si è pensato che esistesse solo un'intelligenza misurabile attraverso il quoziente intellettivo, e invece poi si è scoperto che c'è un'intelligenza molto più forte che sovrasta il quoziente intellettivo, che è proprio l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è quella capacità che un individuo ha di saper gestire le proprie emozioni. Se vuoi saperne di più sull'argomento, vuoi capire come svilupparla o comunque trasmettere un'immagine di te credibile e autorevole in video, clicca sul link che trovi in descrizione. Solo sviluppandola a quel punto riuscirai a gestire il tuo stress, a convogliarlo, a trasformarlo e quindi di conseguenza divertirti davanti alla telecamera. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e al prossimo video.